Per farvi vedere quello che ho comprato da Sephora l'altro giorno, ho preso un bel po' di cose, ho speso un botto, non pensiamoci. Tengo a portato lo scontrino così vi dico anche i prezzi di ciascuna cosa se vi interessa. Parto dai campioncini che sono la mia cosa preferita a sorpresa. Abbiamo un fondotinta di Dior piccolino, in size così inteneriscono troppo, cioè how cute. Poi abbiamo due Good Girl di Carolina Herrera. Eccoli qua, due profumi. Io in realtà questo profumo ce l'ho in una versione diversa, ma ce l'ho, quindi so già che è buonissimo, quindi questi me li tengo. Poi ho questi due che non so cosa siano, di Dior. Ok, due rossetti, uno nude bellissimo e uno rosso, anzi posso dirvi proprio due punte bellissime. Non so se siano fedeli nella realtà, ma andiamo al dunque, smucinando qua dentro e tirando fuori la prima cosa, che è piuttosto noiosa perché la conoscete già tutti, ma la mia vecchia era giunta al capolinea, quindi semplicemente ne ho dovuta comprare una nuova. Sto parlando della Beauty Blender, è in assoluto il metodo che preferisco per stendere il fondotinta liquido. Quindi ogni tot, tipo un paio di volte l'anno, una l'anno, dipende da quanto lo uso, vado a ricomprare la Beauty Blender. Questa volta l'ho presa di questo colore che non ho mai avuto, questo rosa maialino. Si sporcherà in men che non si dica, però è bellissima, mi piace un sacco. Dico anche il costo, può essere 19,50, credo. BBB Bubble Lac, boh, sarà questa. Facciamo che è questa, 19,50. Andiamo avanti. Ho preso innanzitutto un nuovo correttore. Ho preso questo qui di Fenty, mai provato un correttore di Fenty, però mi ispirava perché ho visto recentemente delle storie di Mr. Daniel in cui diceva che era pazzesco. Io quello che dice Mr. Daniel è legge, quindi l'ho comprato. Appunto il correttore We Are Even nella colorazione, ora ve lo dico, 190V. Bello, lo andrò a provare e vi dirò poi com'è. La colorazione credo sia la mia, anche perché una ragazza che mi segue mi ha aiutato, quindi grazie mille, tu sai chi sei, se vedi questo video commentati e palesati. Grazie mille per l'aiuto. E questo mi ha detto che mi sta bene, immagino proprio di sì, lo proveremo poi se vi va insieme. Questo l'abbiamo pagato 30 euro. Poi ne stanno parlando tutti, in particolare Martina Tinarelli mi ha convinto. Mi ha convinto, ha fatto questo video facendo vedere questo fondotinta, spalmandoselo con le mani, era una dea. Ho detto chi sono io per non dare retta a Martina Tinarelli e quindi l'ho comprato. Martina, mannaggia a te. Ease Drop, non so come si pronuncia la prima parola, Ease Drop, comunque il fondotinta di Fenty, che in realtà non è nuovo, ma credo siano uscite adesso nuove colorazioni e quindi è di nuovo riandato virale. Ed è un fondotinta fatto in questo modo, in stick, quindi semplicemente si rolla sul viso e si può stendere sia col pennello che. Scusate, non so perché in questa clip è andato via l'audio. Comunque dicevo che questo fondo sta andando virale perché è semplicissimo da spalmare con le mani e fa un effetto bellissimo seconda pelle, quindi non vedo l'ora di provarlo. Fatemi sapere in un commento se volete che lo proviamo insieme. Questo fondo stupendo di Fenty ci è costato 36,50. Non ci pensare. Infine, le ultime due cose sono due novità di Rare Beauty, ovvero dei prodotti per il corpo, quindi non più make-up, ma nemmeno skincare, proprio cura del corpo. In primo luogo troviamo questo, che è praticamente uno spray per corpo e capelli, quindi tipo un'acqua profumata per corpo e capelli. Il pack, raga, mi fa volare, cioè hanno scelto questa punta di colore geniale, perché appena sono entrata ho visto tutto uno stand di queste cose, sono rimasta attratta come non lo so, niente, un'ape da un fiore, proprio mi ci sono catapultata. Ho sentito l'odore. Non ero convinta sul comprarlo, ma appena ho sentito l'odore ho capito che lo volevo e ne avevo bisogno. Quindi, acqua profumata per capelli e corpo. Non so dirvi la durata, magari la testo e vi dico, se durasse sui capelli questo, rimorchiate, vi dico solo questo. Sto coso l'abbiamo pagato, anzi l'ho pagato 32 euro. Però devo dire, ragazzi, infine, sempre di Rare Beauty, questo. Allora, questo, raga, è un prodotto che io ho di tantissime marche perché concettualmente mi piace e trovo geniale. È più marketing che altro, però attira, a me attira. Che cos'è? Non ce l'ha nessun altro di questi brand in voga adesso da Sephora, cioè qualcuno ci sarà, ma non di questi tipo Fenty. Quindi io non vedevo l'ora che qualcuna di queste se ne uscisse con questa cavolata qua, che però secondo me attira troppo. Questa è una penna per l'aromaterapia. Cioè, è un prodotto, vi faccio vedere, si presenta proprio come una penna,
apre, sembra quasi un lip balm, un prodotto per le labbra. Praticamente va messa in alcune zone considerate cruciali, insomma, per tipo la meditazione, per il relax, quindi di solito le tempie, dietro al collo, e c'è un'altra zona che è dietro alle orecchie dove l'odore ti arriva. È un odore molto rilassante che di solito contribuisce appunto al relax, alla serenità mentale. A volte alcuni, tipo io, alcuni per dormire, che vi giuro aiutano un sacco a rilassarsi a tal punto da dormire, per esempio prima di andare a letto. Io non vedevo l'ora che qualcuno lo facesse, quindi adesso lo andiamo a provare e vediamo se questa cosa effettivamente funziona. Ripeto, è più suggestione e marketing, però fico. Io direi di andarla a mettere più che altro qua. L'odore è buonissimo, a me poi questo tipo di odori piacciono, però sentitelo, perché questo odore per esempio a mia madre fa venire il mal di testa. Mettiamo pure dietro la nuca per non farci mancare niente, proprio perché qua siamo esauriti. Ok, messo ovunque e si presenta esattamente, sembra un prodotto per le labbra, se non state attenti lo usate praticamente come burro cacao. Messo qua e dietro e lo sento, non è forte come alcuni che ho, però non è male. Devo pensarci, perché adesso lo sento perché ovviamente ce l'ho sulle dita e l'ho annusato, quindi è nell'aria. Questo magari ve ne parlo a parte, fatemi sapere se volete un update a parte, perché per adesso so dirvi poco, se non che l'odore è buonissimo, ma non so se lo sento perché ce l'ho addosso o lo sento perché ce l'ho sulle mani e l'ho annusato per 10 minuti. Questo fatemi sapere, vi dico il prezzo, 24 euro. Bene, questo è tutto quello che ho preso da Sephora, fatemi sapere tramite commento se volete vedere qualcosa meglio all'azione, soprattutto se volete sentir parlare di questo, che queste cose sono la mia vita.